Ha chiuso oggi a Castel dell'Ovo la mostra itinerante internazionale Madì. L'importante appuntamento, che raduna artisti provenienti da Argentina, Brasile, Belgio, Francia, Giappone, Italia, Slovacchia, Ungheria ed Uruguay, ha avuto un ottimo successo di pubblico e di critica, così come sottolineato anche dal presidente dell'associazione Ciro Perone. La mostra dunque parte da Napoli, città da sempre sensibile alle sperimentazioni artistiche e culturali, per trasferirsi in Argentina, dove resterà presumibilmente fino a Natale. 50 sono stati gli artisti che hanno esposto le loro opere straordinarie, frutto di un lavorio interiore oltre che artistico. Questo dato, meglio di tutti, evidenzia la grande maturità artistica complessiva che il Madì può ostentare fieramente. Ha superato le nostre aspettative perché è stato molto positivo e un incoraggiamento anche al prosieguo della mostra. Difatti è stata visitata da moltissime persone, addette ai lavori e non. Quindi, quali organizzatori e promotori del progetto, siamo ampiamente soddisfatti. Con Napoli la mostra prosegue per l'Argentina, ci sarà l'inaugurazione nella seconda decade del mese di aprile. Sarà anche là un mese di esposizione e successivamente proseguirà in Brasile. In Argentina andrà in esposizione al Museo Macla. Abbiamo saputo che un po' prima, una decina di giorni prima che iniziasse questa manifestazione artistica, è venuto a mancare il fondatore di questa associazione. Ce ne vuol parlare? Io ho avuto il piacere e l'onore di conoscere Carmelo Ardenchin e veramente già prima avevamo pensato di dedicare questa mostra a lui e quando abbiamo avuto la notizia della sua dipartita, a parte ci ha fatto molto molto male, però siamo stati contenti che comunque continuava il suo lavoro appunto con questa mostra internazionale e quindi questa è una cosa che da un lato ci è dispiaciuto, ma da un lato ci ha fatto piacere che il suo lavoro e il suo operato continuasse a lavorare.